Schena Assicurazioni Generali Garibaldi. Successo annunciato per la mostra zootecnica di Colorina. Domenica il cuore pulsante della zootecnia valtellinese è stato preso d'assalto da centinaia di persone, attratte nel piccolo comune guidato da Doriano Codiga, per assistere ad uno degli appuntamenti agricoli più importanti nella Bassa Valle, nel quale sono stati esposti ben 160 capi. Noi veniamo da un comune con una forte tradizione agricola e in cui i nostri agricoltori, i nostri allevatori hanno messo tanta energia, tanta entusiasmo, tanta passione per realizzare questa loro attività. Oggi in questa giornata è una grande festa per tutta l'agricoltura, sia per la zootecnia, sia per i cavalli, per le carrozze, tutti gli eventi che sono qua oggi rappresentati in questa bellissima Osi di Verde. Anima della manifestazione è la giovane Fiorella Vareschetti, che grazie alla collaborazione di tanti coetanei e ragazzi è riuscita a portare a termine un'esposizione in continua crescita, che mette in mostra non solo animali, ma l'intera filiera produttiva e casearia. Tantissimi giovani che aiutano durante il giorno della manifestazione, tanti ragazzi dell'agrario in rappresentanza dell'istituto. Ci sono sia il preside che il professor Mario Rumo che sta anche dirigendo quello che è susseguirsi delle categorie della Vestata Rossa e della Frisona. Quindi grazie ai giovani, forze giovani, e andate avanti. Ragazzi che si sono presi cura della valutazione per quanto riguarda la razza bruna. Il miglior capo è dell'azienda di Adriano Zamboni di Colorina. Premio miglior mammella e miglior vacca da latte a Riccardo Vaninetti di Cosio Valtellino. Nella razza pezzata rossa, premiate le azioni di Francesca Mazzoni di Talamona, dei fratelli Codiga di Colorina e di Rinaldo Vareschetti di Colorina. Infine, nella categoria frisona, doppio premio per i fratelli Gusmeroli di Caiolo. Un comparto vitale, ma non privo di difficoltà, come sottolineato dal direttore dell'Associazione Provinciale Allevatori, Gianmario Tramanzoli. La zootecnia ha passato degli anni un po' difficili perché il prezzo generalmente calmierato a livello quasi mondiale, sono dei prezzi che non sono sufficienti per remunerare il prezzo della montagna. Fortunatamente sul nostro territorio la presenza di cooperative o di piccoli proprietari che ritirano il latte e lo trasformano ci ha permesso di avere un prezzo del latte leggermente più alto di quello che è il prezzo nazionale, e questo ha contribuito sicuramente a continuare a mantenere le aziende che io vedo essere sempre tante, e soprattutto avere nella nuova generazione un ricambio molto importante.